Vice Sindaco Luigi Di Vaia, un importante incontro nel segno della continuità dopo quello con gli assessori regionali. Vi siete incontrati con le sei amministrazioni per parlare di turismo. Si parla di una cabina di regia. Come volete organizzarla? Sì, in seguito all'incontro che abbiamo avuto con l'assessore Lucia Fortini e l'assessore al turismo Felice Casucci della Regione Campania, con gli altri delegati al turismo delle altre cinque municipalità, ci siamo visti qui al Comune di Ischia e abbiamo posto le basi per intraprendere un ragionamento comune per quanto attiene la programmazione turistica del nostro territorio. Naturalmente, con i sei delegati ci siamo impegnati, abbiamo preso impegno, ognuno per quanto di competenza, di iniziare a pensare alla creazione di una cabina di regia comune alle sei municipalità che possa coordinare tutte le azioni turistiche sia nel senso della programmazione, che nel senso di una comunicazione efficace per promuovere non le singole aziende o le singole municipalità, bensì l'intero territorio isolano. Ecco, nell'ambito della composizione sarebbero coinvolti proprio i delegati del turismo, quindi sono state magari delle prove generali, quelle dell'ultimo incontro che avete fatto, e soprattutto quali possono essere gli obiettivi, almeno i macro obiettivi, ecco, in una primissima fase da fissare. Siamo persuasi del fatto che debba essere la politica a dettare la linea e ad assumersi l'onere di raccogliere i contributi preziosi ed indispensabili di quelle che sono le categorie del settore turistico, che sono tante ad Ischia, composte anche da persone, anche giovani con idee innovative, e quindi noi dobbiamo essere bravi a sfruttarle. Certamente un punto nodale è quello della campagna di vaccinazione in questa prima fase, ma in prospettiva una campagna di comunicazione efficace per l'intero territorio di Ischia va posta in essere e va coordinata e condivisa con tutti i comuni dell'isola di Ischia, perché il punto di fondo è questo, e cioè che se il territorio isolano tira da un punto di vista turistico, allora dei benefici potranno giovarsi tutte le attività commerciali e quindi di conseguenza le nostre famiglie. Probabilmente fino ad oggi siamo andati un po' in ordine sparso. Il tentativo che stiamo cercando di porre in essere, diciamo, va in controtendenza rispetto a questo dato, che giudico sostanzialmente negativo, e quindi la massima unità per una programmazione comune. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento magari anche delle categorie all'interno di questa cabina di regia, quale sarà il tipo di rapporto, se saranno all'interno, all'esterno coinvolti, qual è la vostra idea? Partendo dal presupposto che senza le categorie produttive il lavoro che stiamo cercando di porre in essere sarebbe del tutto inutile, già nei prossimi incontri cercheremo di coinvolgere tutte le categorie produttive. Naturalmente sono comprese tutte quelle che hanno voglia di mettersi in gioco e diciamo, vogliono dare un contributo ad un progetto unitario per il settore turistico isolano. La cabina di regia è aperta ad ogni tipo di contributo, anzi sarà, diciamo, parte dirigente nel promuovere incontri e sollecitare la partecipazione di tutti.